Ciao ragazze, allora oggi un video collaborazione con Milo, no, con l'azienda di Loragal. Ho già collaborato con loro con vestiti da cerimonia, party, festa, eccetera, tutte robettine un po' più, diciamo, frizzanti, anche molto estive. Questa volta invece mi hanno mandato delle cose, a parte un pezzo che ho richiesto io e vi spiegherò perché, mi hanno mandato delle cose molto invernali, autunnali, calde, quindi partiamo per tempo e vi mostro alcuni capi un po' più caldi, un po' più dai colori autunnali, questi marroni, questi color nocciola, io adoro. Milo, fermati. Vi farò vedere tutto indossato, ovviamente. Piccolo spoiler del trucco. Eyeliner blu, bellissimo, adoro. Adoro. E io direi di non tergiversare altro, ulteriormente. Opla. E vi faccio vedere subito che cosa mi hanno mandato. Allora, il primo è una sorta di giacchetta cardigan. Siccome li ho provati prima, io molto intelligentemente sto ora abbottonando il cardigan. Vabbè, non li chiudo tutti, se no finiamo più. È fatto così. Allora, li ho chiusi pure sbagliati. Ok, l'ho chiuso tutto. Eccolo qua, spero si veda. Sotto è fatto così. Ha queste maniche, comunque lo vedete indossato. Ha queste maniche con il polsino molto molto pompose. Io da giù non avevo capito che erano così tanto pompose. Tiene proprio caldissimo, cioè di questo tipo qua ci sono tantissime fantasie, quindi io vi consiglio di dare un occhio al sito. Comunque in info box vi lascio tutti i link, vi lascio appunto il link al negozio e il link dei prodotti che vi mostro oggi. Ecco qua, questo è fatto così, sotto pure si va a stringere come nelle maniche, dietro è identico a questi fiorellini così molto molto carino. Io ho preso questo qua di questo colore, ma vi ripeto, ci sono tantissimi tantissimi colori, anche più sgargianti. Poi, secondo pezzo, anche questo è aperto perché sono un genio. Questo è lunghissimo, è una sorta di, non ho ben capito se è un cappottino leggero o un cardigan pesante. Penso che possiate utilizzarlo come meglio credete. Sto cercando di allacciare almeno una manica per farvi vedere. Ok, ecco qua. È fatto così, quindi molto molto carino, in questi colori tipo coperta della nonna. Bellissimo, i bottoni sono fatti così, è lunghissimo ragazze, veramente lunghissimo e in fondo ha degli agli spacchetti, vedete? È fatto così. Comunque indossato rende sicuramente meglio, super super pesante, cioè veramente è bello pesante. Io penso che lo potrei utilizzare anche come cappottino, perché no? Ci sta. Passiamo al terzo abito mantella. Questo sinceramente non so proprio spiegarvelo, nel senso che è una sorta di mantella barra poncho, dove, vabbè, il colore è stupendo, cioè il colore è bellissimo, dove da una parte c'è la manica, dall'altra parte invece è fatto così, cioè è aperto, quindi il braccio va a finire qui dentro. È tutto largo così, tutto svolazzante, veramente veramente carino. Ha il collo altissimo che ovviamente voi potrete, come in tutti i casi, ripiegare. Anche questo e anche l'altro, no, il secondo no, però questo lo trovate di tantissimi altri colori. C'era un ruggine, c'era un terra di siena, mi pare anche nero, e comunque ce n'erano tantissimi. Il terzo, la so, fa macello. Questo pure è bellissimo, ma soprattutto questo credo che sia il capo più caldo in assoluto che ho preso. Allora, è fatto così, collo alto, una lana veramente spessa, tutti questi pompon attaccati dappertutto. La manica è larghissima, aspettate, eccola, è larghissima, si va a stringere sul polsino. Anche questo è lunghissimo, arriva fino 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 quasi alle caviglie,
Però ha dei mega spacchi, ma veramente che arrivano quasi al sedere. Quindi ci dovrete mettere magari un leggings sotto, comunque qualcosina che copra un po'. E sono veramente, veramente alti come spacchi, sia da una parte che dall'altra. E di questo colore che io adoro, è bellissimo, sono felicissima di questo capo. Finiamo con il capo che in assoluto ho voluto, anche se nel mood che vi ho fatto vedere fino adesso non c'entra quasi nulla, perché comunque è un mood cozy, un mood molto, diciamo, flaffettoso, autunnale, di tenere coccole sul divano. Ecco, non c'entra niente. L'ho voluto esclusivamente perché voi questo video lo vedrete dopo il mio compleanno, perché sì. Il mio compleanno è il 4, io sto girando questo video il 3, il mio compleanno è il 4, la festa la farò il 7, no, quindi voi questo video lo vedrete prima del 7, perciò ancora dovrò fare la festa. Ho intenzione di mettere questo vestito, è bellissimo, c'è scritto It's my birthday sotto. Ha tutto un volant, è super morbido, quindi non vi segnerà nulla, cioè veramente veramente carino. C'era anche il nero, ma ovviamente ho preso rosa perché faccio 30 anni. È cortino, ma non troppo, appunto questa balsetta sotto, molto largo, forse per me anche un po' troppo largo, però pazienza, volevo stare comoda, quindi lo metterò per il mio compleanno. È molto carino, però se vedete bene, non so dove farvelo vedere meglio, ecco dove non c'era scritta. È vellutino, vedete? È vellutino, quindi non è un capo troppo estivo, comunque sotto una base di vellutino che, insomma, ecco, è adatta per la stagione. Anche perché quest'anno il freddo non vuole arrivare, io non è che lo voglio, io odio il freddo e tutte le sue sfighe annesse, ma devo dire che è veramente caldo. Per essere ottobre è veramente tanto caldo. Comunque, detto ciò, cari ragazzi, cari ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi ho detto prima, vi lascio in info box tutte le appunto tutti i link, tutte le informazioni. Per qualsiasi cosa mi scrivete nei commenti, se non avete capito, se volete delucidazioni, quello che vi pare, mi scrivete. Vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo. Quando ci vediamo? Credo sabato. Sì, sabato con ovviamente un video spesa. Ciao belle, ciao belli.